Ciao ragazzi, sono Ricky. Oggi siamo in un nuovo video del tutorial su come creare un server FVM. Prima di iniziare, oggi vi voglio rendere partecipi di una cosa che ho visto. Nel primo video possiamo guardare questo dato che vi lascio in sovraimpressione. Come potete vedere, la gente guarda il video, quindi voi guardate il video e non vi iscrivete al canale. Questa è una cosa che a me personalmente non fa impazzire. Quindi vi chiedo gentilmente di supportare tutti gli episodi con un bel iscrizione. Se vedo che vi iscrivete in molti, cercherò di portarvi un episodio al giorno o comunque uno ogni 2 giorni. Quindi, ragazzi, vi ripeto, iscrivetevi. E naturalmente per un prossimo episodio, per il quarto episodio, raggiungiamo i 30 like un'altra volta. Li raggiungete anche abbastanza velocemente, però io vi chiedo che se volete naturalmente molti più episodi alla settimana, quindi magari 7 alla settimana, quindi ogni giorno o comunque uno ogni 2 giorni, iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi. Chiusa la premessa, oggi siamo sul nostro PHP MyAdmin, dove ci siamo fermati nell'ultimo episodio. Come potete vedere, non abbiamo fatto niente di particolare, abbiamo solo creato la tabella Essential Mode che terrà tutti i nostri dati salvati del server. Oggi vi farò vedere cosa dobbiamo mettere nel server per farlo partire comunque. Non per farlo partire, perché per farlo partire l'abbiamo già fatto partire. Ma i primi script per appunto far funzionare un server roleplay. Ok, ragazzi, come potete vedere, questo è sx.org, una sottopagina di GitHub che appunto pubblica script per FVM. Naturalmente c'è un altro tipo che si chiama WRP, ok, non è SX, e sono due tipi di strutture di server diversi, però alla fine fanno la stessa cosa per creare un server RP. Oggi naturalmente con questo tutorial che state seguendo noi andremo a sviluppare un server base ESX, che è praticamente questo ragazzo che mette a disposizione gli script base. E andremo a farlo partire con tutti questi script, ragazzi. ESX dovete per forza partire con questo, ok? Perché se non partite con ESX e iniziate a mettere altri script che non servono a niente, se non partite con questo o con WRP, naturalmente io adesso vi faccio vedere ESX o WRP, non lo andremo a vedere in questa serie di episodi perché non l'ho mai sviluppato o comunque è un po' più complesso di SX. Se non partite con gli script di SX, una base di script SX, non potete assolutamente avviare il vostro server FVM. Quindi, la prima cosa che dovete fare è naturalmente andare nel sito che vi lascerò in descrizione, e qui troverete una marea di script, ragazzi. Adesso vi andrò a fare magari un elenco dei più importanti. Questi ragazzi più o meno dovete averli tutti, sono assolutamente tutti, come posso dire, o fondamentali, perché questi qui formano il server roleplay. Però naturalmente potete aggiungere gli altri script più complessi, però naturalmente io adesso vi andrò a far vedere quelli base che vi servono per far partire il server. Il primo script, l'importantissimo, è SX Extended. SX Extended, come dice qui, è un framework per FVM. Praticamente è quello che è il cuore del server, vi tiene tutto. Ok, ragazzi, fa funzionare più o meno tutti gli script. Se non mettete questo come primo, non vi funzionerà il server. Quindi questo è il primo passo per creare il nostro server FVM. In questo episodio vi farò vedere come installare SExtended e farlo funzionare nel vostro server. I requisiti per far funzionare ESExtended sarebbero MySQL Async e Async. Questi due vanno scaricati assolutamente prima di scaricare tutte queste cose qui. Quindi voi andate a scaricare FVM MySQL Async e lo mettete nella cartella e lo mettete nelle vostre cartelle. Adesso vi farò vedere come.
Schiacciate cronor download open download zip, ve lo scaricherà, noi lo andiamo ad aprire e dentro troverete MySQL async. Io ce l'ho già e vi faccio vedere come si mette. Per installare MySQL async andate nella cartella resources del vostro server, che si trova in FX server, come l'abbiamo chiamato nel primo episodio, server data resources, e andate a mettere la cartella di MySQL async. Una volta trasferita la vostra cartella di MySQL async, la rinominate in MySQL-async, come vedete qui, così vi farà funzionare lo script per bene. Naturalmente all'interno troverete tutto questo, ma a noi non interessa, basta che sia installato nel nostro server. Una volta scaricato MySQL Sync andrete a installare anche Async e appunto lo andate a scaricare col clone all download sulla pagina che vi è indirizzato prima. Andate a prendere Async Master. Voi prendete questa cartella e la spostate dentro la cartella del vostro server FVM. Ovviamente, come prima, se la cartella si chiama async-master, togliete il master e lasciate solo async, e MySQL async e async saranno installati correttamente nel vostro server FVM. Una volta installati FX Server Async e MySQL Async, potete procedere con la prossima parte del tutorial. Normalmente dovete andare a scaricare S-Extended, l'ultima versione, SX menu default, SX menu dialog e SX menu list. Questi qua vi serviranno per forza. Quindi noi andremo a scaricare S-Extended. Qui vi dice di scaricare il source code o il source code tar, voi scaricate il source code zip. Vi aprirà questa finestra, voi lo scaricate, io ce l'ho già. Poi, come secondo, andate a scaricare SX menu default, tasto destro, apri una nuova schermata, scaricate sempre il source code. Andate a scaricare SX menu dialog, sempre source code, e poi andate a scaricare SX menu list, sempre source code. Questi vi serviranno assolutamente per far partire per primo il vostro server FVM. Naturalmente, se non possedete queste cose, non potete far partire il vostro server. Una volta scaricati tutti questi file, andiamo a installarli sul nostro server FVM. Allora, ragazzi, una volta installati i vostri quattro file, quattro script di cui abbiamo parlato prima, S-Extended, SX-Menu-Default, SX-Menu-Dialog, SX-Menu-List, la cartella del server vi dovrà apparire così, vi spiego brevemente come vanno messe le cose. Bisogna creare una cartella, parentesi quadra, essential parentesi quadra, dentro ci dovete mettere SXSExtended, scritto così. Ragazzi, vi dovete rinominare le cartelle come vedete in video. Dentro SXExtended ci troverete tutto questo ambaradam e sarà correttamente installato il nostro SXExtended. Invece per gli altri tre script dovete creare una cartella chiamata SX dove metteremo tutte le nostre script SX e dovrete chiamare una sottocartella che si chiama UI tra le parentesi quadre e qua dentro ci dovete mettere SX menu default, SX menu dialog e SX menu list. Naturalmente sono versioni modificate degli script già tradotti, quindi se vedete qualcosa di che non va, che non vi trovate quando aprirò il server, non temete perché sono settaggi diversi. Perché se voi andate in S-Extended, cioè trovate il config.lua, lo aprite col blocco note. Naturalmente qua vi trovate il mio config diverso da come lo potrete avere voi. Sicuramente vi troverete la lingua in francese, voi la mettete in inglese e poi la traducete. Per tradurre uno script, ragazzi, è mo molto semplice. In ogni script c'è una cartella chiamata locales e qui ci sono tutte le traduzioni. Naturalmente io personalmente mi trovo bene a tradurre l'inglese, quindi prendo il file in inglese, lo apro, blocco note e come potete vedere qui io ho già tradotto tutto, completamente tutto tradotto, a parte alcune cose che sono inutili, ma lo script è completamente tradotto. Come tradurre uno script?
c'è scritto ad esempio cash, item cash, qui mettete contanti. Come potete vedere è abbastanza facile da tradurre uno script e non c'è nessuna difficoltà a tradurre uno script in italiano. Poi per farlo funzionare in italiano basta che mettete config locale n se avete tradotto dall'inglese, e appunto vi troverete lo script in italiano se appunto il file n.lua che si trova in locale, come ho detto prima, l'avete tradotto in italiano, come nel mio caso. Chiusa questa parentesi della traduzione di uno script, attualmente il config del mio SSN è così, quindi configurato in N, però è tradotto in italiano. Account, bank, money, ok, va bene. Qui c'è scritto config enable society payouts. Sarebbe quando uno che ha un lavoro viene pagato dai soldi della società. Potete mettere true o false, decidete voi, sta a voi. Poi config disable wanted level sarebbe il livello di ricercato. Naturalmente voi mettete true perché in un server roleplay non esiste il livello di ricercato, quindi mettete true. Enable HUD, ragazzi, se volete un HUD sarebbe quella lì con scritto il tipo in alto a destra il lavoro, i soldi eccetera. Un HUD semplice, vi dovete mettere assolutamente questa HUD, molto semplice, mettete true, però naturalmente io tengo false perché in un prossimo episodio vi andrò a far vedere la true HUD UI, uno script molto famoso funzionante della HUD. Naturalmente vi lascerò uno screen in sovraimpressione di come sarà questa HUD, così vi fate un'idea. Per ora lo mettiamo true, visto che appunto non abbiamo, nei prossimi episodi andremo a mettere l'HUD e non in questo. Enable PvP, naturalmente ragazzi, se volete che nel vostro server roleplay ci si può picchiare dovete mettere true, perché sennò non vi potete picchiare. Config max weight sarebbe la portata del vostro inventario. E qui invece paycheck in interval è quanto ogni venite pagati, in questo caso dovrebbe essere ogni 14 minuti. Enable debug, lasciate stare, mettete false. Salvate e il vostro extended è configurato. Prima di aprire il vostro server, dopo aver finito questo tutorial, dovete collegare lo script extended al vostro database. Come l'ultima volta vi ho spiegato, naturalmente il database ci serve. Allora ragazzi, per importare extended nel vostro database facilmente dovete andare in importa, sfogliare il file e andare nella cartella di extended che avete messo in essential e procedere con l'inserimento di extended, quindi fare apri ed eseguire. Vi eseguirà correttamente tutto quello che c'è da appunto eseguire e vi creerà delle nuove tabelle nel nostro essential mode. Users, user account, qui appunto verranno salvati tutti i dati servono al nostro server. Ora ragazzi, nel link in descrizione, in un altro link in descrizione, troverete il link per un file aggiuntivo che è quello di Essential Mode, e lo dovrete aggiungere nella directory del vostro server, nella directory resources. In questo modo inserirete, vi troverete un ferrar, lo scompatterete, lo metterete qui e dovrà essere così. Questo qui vi servirà per appunto sostenere extended. Oltre a Essential Mode, ragazzi, troverete un altro file di nome S Plugin MySQL che dovrete andare a inserire sempre dentro la vostra cartella resources. In questo modo, ragazzi, lo potete vedere, mettete il vostro S Plugin MySQL e lo andate a mettere dentro la vostra cartella resources. Adesso vi farò vedere come configurare il server CFG. Una volta aperto
dovete mettere queste stringhe. Mettete queste stringhe, queste tre stringhe qui. Stoppate il video se avete bisogno. Poi dovete inserire queste altre stringhe, queste qui evidenziate di blu. Naturalmente stoppate il video se non riuscite a vederlo. E oltre ad aver inserito queste stringhe, ne dobbiamo aggiungere un'altra che è start essential mode. Ok. E dobbiamo anche inserire la Steam API, Steam Web APK, che l'andrete a prendere da questo sito qui evidenziato in blu. Naturalmente non vi faccio vedere la mia key in intero perché sennò potreste rubarla comunque, eccetera. Basta che la mettete tra le virgolette. Premete file, salva e avete concluso col vostro server.cfg. Nel caso, ragazzi, vi lascio in descrizione il server CFG aggiornato per questo episodio, così potete passarlo senza dover scrivere tutto. Naturalmente non vi inserirò la Steam Web APK perché quella ve la dovete generare da voi. Ok, il server CFG modificato sarà precisamente così. Vi ricordo che ve lo lascio in descrizione, sempre con dentro tutto il pacchetto che vi farò scaricare. Adesso possiamo andare ad aprire il nostro server FM. Senza nessun problema. Entriamo nel nostro server FM come ho fatto vedere l'ultima volta con F8 Connect Localhost. Oh, ragazzi, per connettervi al server FM come nel primo episodio F8 Connect Localhost, vi potrebbe non connettervi perché non avete lo Steam aperto. Dovete avere naturalmente Steam aperto quando giocate a FM. Adesso vi sta caricando normalmente e entriamo nel nostro server. Ok, ragazzi, come potete vedere, in alto a destra c'erano apparsi i contanti. Ci appare la chat, possiamo anche scrivere facilmente. E niente, ragazzi, questo episodio finisce qui. Naturalmente non vi posso mostrare tutte le cose che abbiamo aggiunto, le potrete controllare da soli provando F2, F3, comunque i soliti tasti. Siccome io ho una versione modificata del S-Extended, non mi apre codesti menu in quanto non vengono triggerati perché, vi spiego subito, è la mia versione di S-Extended modificata per supportare altri script, ma naturalmente nei prossimi episodi vi insegnerò anche come mettere quei famosi script, quindi script dell'inventario bello modificato e script dell'HUD, eccetera eccetera. Quindi, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete altri fantastici episodi, magari uno al giorno se vi iscrivete in tanti. E naturalmente lasciate 30 like per il prossimo episodio. Io come al solito vi saluto, ciao dal vostro Ricky.